33esima edizione della Fiera Balnearia di Carrara, il salone dedicato alle attrezzature balneari e all'outdoor design, che ospita i principali fornitori e produttori di attrezzature, arredi e tecnologie per la spiaggia. Andiamo a conoscere le loro proposte per la prossima stagione. Quali sono i pregi delle vostre cabine e i materiali con cui sono realizzate? Materiali sempre alluminio, legno e legno compensato marino e PVC, materiali per il settore balneare, insomma, di alta qualità. Nello specifico abbiamo la cabina in alluminio e laminato plastico con delle finiture particolari per migliorare sempre la qualità del prodotto finale anche a livello estetico. Personalizzazioni sia di materiali, quindi commissione di materiali, che di finiture, quindi lavorazioni sui laminati per personalizzarle per il cliente, insomma. Alon è un trimarano di nuova concezione, realizzato completamente in Italia. È stato realizzato dalla mano di Giuseppe Armano, che è un famoso designer dell'automotive. Viene realizzato interamente in vetroresina. Abbiamo scelto la strada dell'elettrico perché per noi era l'unica soluzione vincente in questo caso e dà la possibilità di offrire un momento di relax, di leisure innovativa, un'esperienza mai vissuta dal cliente. La novità dell'anno è la sedia Kate, che si ispira al modello Adirondack, quindi nota da molti proprio per il suo design molto particolare. Molto particolare perché è elegante e soprattutto è una seduta che si abbina a qualsiasi periodo dell'anno, quindi bella d'inverno, bella d'estate, bella in spiaggia, bella in montagna, nel giardino, e soltanto che è fatta con materiale composito, con il nostro materiale classico riciclato, quindi conforme ai criteri minimi ambientali, plastica e legno insieme, quindi bella per l'ambiente esterno ma anche che rispetta proprio la natura, che è un po' il nostro stile, insomma, di tutti i nostri prodotti, ed è presentabile in tutti i colori. Quest'anno stiamo vedendo che comunque il trend è andare verso giochi in polietilene totalmente riciclabili, 100% riciclabili, quindi stiamo vedendo un attimo che si stanno spostando su questa fascia di prodotto, anche se le strutture principali rimangono sempre molto molto cercate come strutture grandi tipo playground di grandi dimensioni, che comunque sono polietilene riciclabile con acciaio verniciato, insomma. Il nostro cavallo di battaglia è la passerella Alice, che è la passerella in IP, legno esotico, e che può stare tranquillamente all'esterno. Se no, oltre ai nostri pavimenti, sempre in legno esotico, abbiamo il bidone del coprimmondizia per la raccolta differenziata. Gio Stemmer da 25 anni propone arredi etnici per spiagge, non solo, ma perché prendono così tanto piede questi prodotti negli stabilimenti balneari? Perché la gente sta cercando di vivere in Italia quello che vive nelle altre parti del mondo, e stiamo cercando di portare quello che c'è, ad esempio, nel Mar Rosso, Maldive, eccetera, di portarlo in Italia. Importiamo da tutto il mondo materiali etnici dove vengono lavorati presso i nostri stabilimenti e realizziamo dall'ombrellone al chiosco al villaggio completo. Proponiamo dalle docce complete di gettoniere, sistemi di gestione appunto sia delle docce che per quanto riguarda lavapiedi, e anche volendo delle centraline che consentono di utilizzare le docce e di gestire le docce che già il cliente o lo stabilimento balneare ha nella propria struttura. In più hanno la possibilità di utilizzare o affiancarle delle gettoniere che consentono l'utilizzo anche a clienti occasionali. Oltre a questo poi abbiamo tutta una serie di sistemi che consentono di gestire parcheggi e anche accessi all'interno della propria struttura. La nostra offerta principale è relativa ai camminamenti. Commercializziamo i camminamenti della Duchamp francese, abbiamo l'esclusiva per l'Italia, e si caratterizzano per essere un prodotto unico sul mercato perché uniscono a una estrema leggerezza
una grande resistenza. È il prodotto più leggero sul mercato perché 1,3 kg per metro quadrato. È estremamente resistente perché è carrabile anche con un'automobile. Garantisce un grande comfort a chi cammina sulla spiaggia perché è un prodotto anche testato antiscivolo. È un prodotto che non è attaccabile da microbi, da batteri, e quindi è un prodotto anche da un punto di vista igienico un prodotto interessante. Ho iniziato tanti anni fa mio padre e negli anni abbiamo sempre cercato di migliorare quello che è la cabina in sé per sé, ma poi tutta la linea di prodotti, facciamo dal chioschi fino alla piccola cabina, e cerchiamo di mettere sempre la stessa cura all'interno della produzione, della scelta dei materiali. Partiamo dalla base, che è la nostra struttura in alluminio, col sistema di montaggio veloce che utilizziamo, si monta e si smonta con una chiave a brugola di 5, e poi curiamo tanto i materiali, quindi niente di questa cabina può arrugginire, può deteriorarsi molto velocemente, sono fatte per durare decenni sul mare. Novità di quest'anno sulle nostre moto abbiamo l'IDF, che praticamente è il sistema che inverte la rotazione dell'elica, il quale negli anni precedenti non c'erano, e le persone magari prendevano una fune e rimanevano in mezzo al mare. Questi mezzi si possono applicare per i servizi di salvamento? Questi oggetti qui, diciamo, sono un po' studiati per dei lavori gravosi, ecco. Insomma, le abbiamo allestite per reggere il carico, perché normalmente sono più un mezzo da divertimento.